Fin dalla notte dei tempi, l'essere umano ha cercato segni nel cielo, sulla terra e negli eventi che segnano il nostro passaggio in questo mondo, cercando di comprendere il disegno divino e gli avvertimenti che potrebbero indicare la via alla redenzione o alla rovina. In questo contesto, il conflitto tra Israele e Hamas, che si è intensificato drammaticamente nell'ottobre 2023, rappresenta non solo un altro capitolo nella lunga e dolorosa storia degli scontri in Medio Oriente, ma come un presagio che molti interpretano come il segno della tribolazione annunciata nelle antiche profezie. Questa narrazione non si ferma agli eventi bellici, ma approfondisce piuttosto ciò che questi eventi rappresentano per l'umanità nel suo insieme. Il 7 ottobre il mondo è stato scosso dalla notizia di un attacco senza precedenti, Operazione Al-Aqsa Flood, lanciato da gruppi militanti palestinesi guidati da Hamas contro il sud di Israele. Questo attacco, caratterizzato dalla sua grandezza e audacia, ha segnato un prima e un dopo nelle già tese relazioni tra Israele e Palestina. L'operazione ha comportato una raffica di diverse migliaia di razzi lanciati dalla striscia di Gaza, accompagnati da circa 3.000 militanti che hanno sfondato la barriera Gaza-Israele, scatenando una spirale di violenza e sofferenza senza precedenti. La risposta di Israele, Operazione Spade di Ferro, ha dichiarato lo stato di guerra con l'obiettivo di distruggere Hamas, riprendere il controllo di Gaza e liberare gli ostaggi catturati. Ciò che seguì fu un intenso bombardamento aereo e un'invasione terrestre su larga scala che non solo cercò di respingere l'attacco iniziale, ma anche di inviare un messaggio forte sulla capacità e volontà di Israele di difendere il proprio territorio. Tuttavia, al di là della strategia militare e degli obiettivi dichiarati, ciò che ha risuonato nel cuore e nella mente di innumerevoli osservatori è la profonda sofferenza umana che questo conflitto ha generato. L'operazione israeliana a Gaza ha provocato la morte di oltre 30.000 palestinesi, la maggior parte dei civili, compresi bambini e donne, e ha gettato la regione in una crisi umanitaria di proporzioni catastrofiche. Le infrastrutture di Gaza sono state devastate, aggravando una situazione già precaria, con carenza di cibo, acqua potabile, medicine e carburante, che ha portato molti a descrivere la situazione come una delle più gravi della storia moderna in termini di distruzione e perdita di vite umane. Questo episodio della guerra tra Israele e Hamas si inserisce in una narrazione più ampia di sofferenza e conflitto, ma anche della ricerca umana della pace e della giustizia. L'intensità del conflitto e le sue drammatiche conseguenze umanitarie hanno catturato l'attenzione globale, non solo per le implicazioni geopolitiche, ma per ciò che rappresenta nel contesto della profezia e del segno della tribolazione. La tragedia della guerra dell'ottobre 2023 non ricorda solo l'urgenza di trovare percorsi verso la riconciliazione e il rispetto reciproco, ma anche un invito a riflettere sui segni che, secondo molti credenti, sono stati annunciati per prepararci ai tempi della tribolazione. In questo momento critico della storia, in cui l'umanità si trova al bivio tra guerra e pace, disperazione e speranza, la narrazione di questo conflitto diventa una meditazione sulla nostra capacità di affrontare e superare le sfide più oscure. Ci invita a contemplare la possibilità che anche nel mezzo della devastazione ci sia uno scopo più grande
che ci chiama a cercare la luce nell'oscurità, la riconciliazione nel conflitto e la speranza nella disperazione. È in questo contesto che si svolge la storia della guerra tra Israele e Hamas. Una storia che va oltre i campi di battaglia per toccare le fibre più profonde della nostra ricerca collettiva di significato, scopo e, in definitiva, redenzione. Mentre la battaglia per la legittimità e la giustizia si spostava nei forum internazionali, la comunità globale era divisa e osservava narrazioni contrastanti svolgersi presso la Corte Internazionale di Giustizia, ICJ. Israele, difendendo la sua posizione, ha sostenuto di dover affrontare una guerra indesiderata, scatenata dagli attacchi senza precedenti del 7 ottobre. Questo conflitto, lungi dall'essere un semplice confronto militare, ha sottolineato la tensione intrinseca tra il diritto internazionale umanitario e il diritto di uno Stato a difendersi. In questo scenario, la diplomazia e il dibattito giuridico hanno assunto un ruolo centrale, rivelando la complessità della gestione di un conflitto in cui i confini tra legittima difesa e conseguenze umanitarie diventano strettamente intrecciati. Israele ha sottolineato il suo sforzo di distinguere tra la sua lotta contro i militanti di Hamas e il popolo palestinese, tentando di superare la linea sottile tra sicurezza nazionale e responsabilità internazionale. Nel frattempo, la petizione del Sudafrica all'ICJ richiedeva misure provvisorie contro Israele, una mossa che Israele ha visto come un tentativo di compromettere la propria capacità di proteggere i propri cittadini e le persone direttamente colpite dal conflitto. Questo dibattito presso l'ICJ non solo ha evidenziato le controversie legali ed etiche inerenti al conflitto, ma anche il profondo impatto umano che questi scontri scatenano, con migliaia di vite perse e intere comunità sfollate. Questo contesto internazionale, in cui diplomazia, diritto e guerra si mescolano, ci ricorda l'importanza di cercare soluzioni durature ed eque che rispettino sia la sicurezza che i diritti umani. La difesa di Israele davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, nel tentativo di giustificare le sue azioni come risposta all'aggressione, riflette il difficile compito di bilanciare questi imperativi nel mezzo di un conflitto attivo. Mentre andiamo avanti in questa narrazione, è fondamentale ricordare che dietro ogni argomento legale e manovra diplomatica ci sono storie umane di sofferenza e perdita. L'urgenza di trovare percorsi verso la pace e la riconciliazione non è mai stata così urgente, sottolineando la necessità di dialogo, comprensione e soprattutto di un rinnovato impegno per l'umanità comune. In questo momento di riflessione, voglio invitarti a continuare ad approfondire queste narrazioni e ad unirti alla nostra comunità. Iscriviti al canale per non perdere discussioni e analisi future e valuta la possibilità di unirti al nostro gruppo Telegram, dove sono disponibili 20 posti per coloro che sono appassionati di comprendere e contribuire ai dialoghi che modellano il nostro mondo. Insieme possiamo continuare a elevare il dibattito, cercando di comprendere le complessità dei nostri tempi e forse trovare barlumi di speranza in mezzo all'oscurità. La devastazione e la sofferenza a Gaza, risultato dell'intensificazione delle operazioni militari in risposta all'attacco di Hamas, ci porta a interrogarci profondamente sulle ripercussioni della guerra sulla vita dei civili. La crisi umanitaria che si è verificata, con oltre 30.5
000 palestinesi morti, la maggior parte dei quali civili e le infrastrutture della regione in rovina, ci costringe a riflettere sul costo umano dei conflitti armati. Questa sofferenza inimmaginabile, esacerbata dalla carenza di beni di prima necessità e dal collasso dell'assistenza sanitaria, sottolinea l'urgente necessità di un'azione umanitaria e della cessazione delle ostilità. La cattura dell'ospedale Al-Amal a Khan Yunis e l'attacco a Deir el-Balah, che hanno provocato la morte di civili, compresi i bambini, sono esempi strazianti di come i combattimenti abbiano trasceso i confini di ciò che molte società considerano accettabile in tempo di guerra. L'entità della violenza e della distruzione a Gaza ci spinge a mettere in discussione le strategie militari e il loro impatto sui non combattenti, sottolineando la difficoltà di proteggere i diritti umani nel caos del conflitto. Dato questo panorama cupo, la comunità internazionale si trova ad affrontare sfide significative nel tentativo di mediare e fornire aiuto alle persone colpite. La tragedia umana che si svolge davanti ai nostri occhi ci ricorda l'importanza di cercare soluzioni pacifiche e basate sul dialogo ai conflitti che rispettino la dignità umana e promuovano la coesistenza pacifica. Questo momento di crisi umanitaria e di immensa sofferenza ci porta a chiederci: qual è la strada da percorrere per alleviare la sofferenza degli innocenti e trovare una soluzione duratura al conflitto che rispetti i diritti e la sicurezza di tutte le parti coinvolte? Come possiamo, come comunità globale, rispondere in modo efficace per proteggere i più vulnerabili e garantire un futuro di pace e dignità per tutti? Ti invito a condividere i tuoi pensieri e soluzioni nei commenti. La vostra voce è fondamentale in questo dialogo su come affrontare le sfide umanitarie e trovare percorsi verso la pace. Risponderemo alle risposte più penetranti e arricchenti, creando uno spazio per il dibattito costruttivo e la riflessione collettiva. Insieme possiamo contribuire ad una comprensione più profonda di questi problemi complessi e, forse, per trovare i semi di soluzioni future. Nel mezzo delle turbolenze e dello scoraggiamento generati dal conflitto tra Israele e Hamas, una luce di speranza emerge attraverso gli sforzi instancabili per raggiungere la pace e l'unità. Nonostante il predominio dello scontro, la storia e gli eventi recenti hanno testimoniato iniziative coraggiose che cercano di colmare le lacune della divisione e promuovere soluzioni pacifiche. Questi sforzi, anche se spesso oscurati dalle notizie di violenza, sono essenziali per costruire un futuro diverso. Organizzazioni e comunità, sia locali che internazionali, hanno alzato la voce in un appello unanime al dialogo e alla riconciliazione. I gruppi interreligiosi della regione hanno preso l'iniziativa organizzare incontri e dialoghi che cerchino di unire le comunità ebraiche, musulmane e cristiane sotto la bandiera della convivenza pacifica e del rispetto reciproco. Queste iniziative evidenziano una convinzione condivisa nella possibilità di superare profonde differenze attraverso la comprensione e la cooperazione. A livello globale, entità come le Nazioni Unite hanno chiesto un cessate il fuoco e la ripresa dei negoziati di pace, riconoscendo l'urgente necessità di affrontare le radici del conflitto, compresa l'occupazione, il blocco di Gaza e le condizioni dei rifugiati e prigionieri palestinesi. La comunità internazionale ha dimostrato il proprio impegno nella ricerca di una soluzione giusta
e duratura, riflettendo una profonda comprensione del fatto che la pace richiede qualcosa di più della semplice cessazione della violenza. Esige giustizia, riconciliazione e rispetto dei diritti e della dignità di tutte le parti. Il sostegno popolare alla pace si è manifestato attraverso marce, campagne sui social media e altre forme di solidarietà globale, dimostrando il potere della società civile nel promuovere la pace e sfidando le narrazioni che perpetuano il conflitto. Queste manifestazioni di solidarietà ricordano con forza che, al di là dei leader e degli eserciti, sono le persone comuni che più desiderano e possono promuovere la pace. Tuttavia, il percorso verso una pace duratura è irto di sfide. Le ferite storiche, la sfiducia profondamente radicata e la recente escalation di violenza complicano gli sforzi di riconciliazione. Per andare avanti sarà essenziale un impegno genuino per la giustizia e il rispetto dei diritti e della dignità di tutti i soggetti coinvolti. La comunità internazionale ha un ruolo cruciale da svolgere, non solo offrendo il proprio sostegno alle iniziative di pace, ma anche promuovendo un dialogo inclusivo ed esercitando una pressione costante sui leader affinché diano priorità alle soluzioni pacifiche. L'attuale situazione in Israele e a Gaza costituisce un urgente appello all'azione per tutti coloro che sono impegnati a costruire un mondo più giusto e pacifico. Ci ricorda che la pace è possibile quando lavoriamo insieme, riconoscendo la nostra comune umanità e impegnandoci a risolvere i nostri conflitti attraverso il dialogo e la comprensione reciproca. Quali iniziative di pace ritieni possano essere più efficaci nel risolvere il conflitto tra Israele e Hamas? E come possiamo noi, come comunità globale, sostenere tali sforzi? Condividi le tue idee e riflessioni nei commenti. Verranno evidenziate le risposte più penetranti e costruttive, incoraggiando un dialogo arricchente e propositivo su come procedere verso la pace. Grazie per esserti unito a noi in questo viaggio attraverso le complessità e le sfide del conflitto tra Israele e Hamas, esplorando non solo le ombre della guerra, ma anche le luci della speranza che brillano negli sforzi per la pace. La situazione in Medio Oriente ci ricorda che, al di là delle divisioni, esiste un desiderio condiviso di riconciliazione e di coesistenza pacifica. Questo dialogo che abbiamo avviato è un passo verso la comprensione e, si spera, verso soluzioni durature che rispettino la dignità e i diritti di tutte le persone coinvolte. Prima di salutarvi, voglio ringraziarvi per aver guardato questo video. Ma non posso andarmene senza prima condividere con voi un altro fantastico video. Sono sicuro che non crederai a ciò che vedrai in esso. Questo contenuto aspetta di sorprenderti, ispirarti e forse cambiare il modo in cui vedi il mondo. Allora, cosa stai aspettando? Clicca ora sul video sullo schermo. Ci vediamo lì per continuare ad esplorare insieme. Grazie ancora per far parte di questa comunità, per le vostre riflessioni e per cercare attivamente percorsi verso un futuro più pacifico. Fino alla prossima volta!